Buongiorno a tutti, vi presento la mia rubrica Italiana a scuola e ora parliamo della poesia italiana. Ti piace leggere nella lingua straniera? Sì, bello, non troppo. A me è molto interessante. Quale ultimo libro italiano tu hai letto? Gianni Rodari, Giosamino nel paese dei deserti. Sapresti dirmi il nome dell'uno scrittore italiano del Novecento? Mantale. Gianni Rodari. Bertolucci è un grande poeta del Novecento italiano, la cui importanza è cresciuta a partire dagli anni 50. Attilio Bertolucci lo sai perché si chiamano il poeta antinovecentista. Per forme e contenuti dei suoi versi. Potresti darmi qualche informazione della sua biografia? È nato nel 1911 nella piccola città vicina a Parma. Ha cominciato a scrivere poesia già a 7 anni. Si è laureato alla facoltà di lettere nel 1938. Ha pubblicato la prima raccolta di poesie, Sirio, nel 1929. Nel 1952 si è trasferito a Roma, dove faceva giornalista, poetica, entrava incantata con il mondo del cinema e della radio. Cosa sapresti dei temi di monete della poesia Bertolucci e anche delle caratteristiche della sua poetica? È il luogo d'origine Parma nei suoi aspetti cittadini e nel paesaggio della campagna. Definitisi attraverso la loro descrizione reale che nella loro dimensione simbolica. I legami affettivi con i familiari e gli amici della natura. Le strutture metriche sono molto variabili e comprendono liriche brevi, converti liberi e la vocazione narrativa, e la tendenza ad utilizzare espressioni ossimoriche. Racconterei un verso del questo grande poeta. Vorrei raccontarvi un verso che si chiama «I pescatori». Avete visto due fratelli? L'uno di 15, l'altro di 10 anni. Lungo il fiume, intento il primo a pesca, il secondo a servire con pazienza. E gioia? Il sole pomeridiano colora e visi, così simili e diversi, come una foglia e un'altra foglia nella pianta, una viola e un'altra viola intera. Oh, se durasse eternamente questa mattina, che li svela e li nasconde, come era la corrente tranquilla, e li congiunge sempre se un silenzio. Troppo dura fra loro, e li apprime così, da cercarsi a una voce e trovarsi, in tante membra, in tanti cuori, rami, che la pianta trattiene strettamente.